BeWizard 2017 è l'evento dedicato al digital marketing e siamo qua in compagnia di Nicoletta Pogliotto. Grazie innanzitutto per aver grazie a voi, grazie mille. L'invito all'interno della rubrica Uncommission Hospitality, dove insomma avremo modo di parlare in queste puntate dei temi legati all'alimentazione, all'ambiente e al pet friendly. In questo caso che cosa ci stiamo a fare qua, Nicoletta? Innanzitutto presenti e soprattutto parliamo di food e tecnologia, solo giusto un anticipo, ma vai tu, chi sei e cosa fai? Sono Nicoletta Pogliotto, gestisco Muse Comunicazione e il blog Comunicazione della Ristorazione, quindi ci occupiamo soprattutto di hotel e di ristoranti. Sono comunque due mondi, due tipologie di aziende, due aree merceologiche molto affini, imparentate strettamente. Lo sappiamo benissimo, pensiamo all'importanza della colazione nell'hotel, per esempio, casualmente. Buttandone una lì così a caso. E effettivamente nell'ambito del BeWizard, 31 marzo e 1 aprile, esatto, quindi appena svolto, fondamentalmente che cosa è accaduto? È accaduto e sta accadendo che si parla e si declina il concetto di esperienza digitale, ovviamente poi incanalata in diverse aree, e queste aree sono principalmente il turismo, sono il digital food, sono l'e-commerce e l'advanced. Per quanto riguarda la mia sessione, gestiremo per l'appunto questa parte dedicata al marketing per la ristorazione su quindi alcuni temi importanti. Infatti raccontiamo cosa hanno scoperto, un po' di trend, numeri, che ci siamo focalizzati fondamentalmente su quattro punti cardinali che abbiamo cercato di sviluppare proprio per declinare il concetto di esperienza digitale. E quindi fondamentalmente le esperienze sono andate in questa direzione: i valori digitali, il visual, che ormai è un una tipologia di risorsa fondamentale per far passare soprattutto l'appetibilità del cibo, e poi comunque nuove economie, nuove formule, nuovi modelli, quindi la new economy che si è declinata con il food delivery, con l'app economy, con la review economy, perché ormai è sempre più centrale la figura dell'utente, come tu sai, che fa brand reputation, poi fondamentale, no? Che assolutamente fondamentale. E sicuramente un altro aspetto importante che appunto è stato toccato è le tecniche, gli how to do, cioè come fare a raggiungere questo obiettivo, come mettere in pratica una strategia in maniera molto concreta. Cioè non solo formazione o informazioni così, ma poi concretamente cosa posso fare per la mia attività. Insomma. Molto pratico, cioè preparando degli specie di ideali, diciamo così, savvy box da portarsi a casa con un take away per poi applicare negli uffici, in cucina, in sala, per applicare fondamentalmente queste cose che abbiamo sviluppato e diciamo così analizzato attraverso queste 11 preziose testimonianze. Perfetto. E da quanti anni esiste BeWizard e come è cambiato nel tempo? Magari diamo anche un po' di numeri di persone che vengono qua, che tipologia di persone vengono poi? Siamo sempre sopra al migliaio di fondamentalmente di utenti, quindi di persone che vengono qui a condividere di due giorni in full immersion nelle novità della tecnologia e del digitale. Quest'anno si è parlato appunto, come si diceva, tantissimo di esperienza digitale, per esempio Paolo Zanzotter, che ha guidato la parte iniziale, la plenaria, ha lavorato molto proprio sul concetto di inesistenza ormai di frazioni, fratture, separazioni, divisioni per quanto riguarda l'offline e l'online. Che è tutto insieme adesso. Non l'esperienza c'è più è trasversale, l'esperienza è trasversale e passa, è multi-channel, omni-channel, passa veramente da e rimbalza come una pallina di cui dobbiamo però conoscere bene la traiettoria, no? Quindi con i giusti ingredienti per riuscire a formulare la ricetta adeguata per il successo di questo aspetto. Quindi è diventato veramente fondamentale lavorare in questi termini. E tra l'altro una cosa, tu sai benissimo che è la mia prima edizione, la mia prima volta diciamo a BeWizard, e mi piace poi per come insomma sono fatta io e mi piace viaggiare insomma le lingue e quant'altro, ci sono diversi relatori a livello internazionale, quindi insomma parlano in inglese, quindi certo. È un contesto internazionale, quindi BeWizard a Rimini non è solamente relatori o comunque aziende espositori dall'Italia, ma un contesto internazionale, che non è una cosa da poco nel nostro settore, e questo credo che dia parecchio valore alla manifestazione. E, certo. Come è nata l'idea di introdurre appunto questo contesto internazionale con questi relatori da altre parti d'Europa e del mondo, tra l'altro? Il BeWizard ha compiuto 9 anni fondamentalmente, quindi è molto cresciuto, quasi si sta già lavorando per spegnere poi la decima candelina. Beh, fondamentalmente
si è sempre connotato per due fil rouge, due coordinate fondamentali. Una, l'altissima qualità dei relatori, tanto che appunto agli stessi relatori e ai moderatori viene chiesto di selezionare comunque con grande attenzione le esperienze più nuove, le esperienze più fresche, soprattutto contenuti nuovi. E questo è importante. Sì, non è una cosa scontata. Insomma, esatto. Non restando in tema gastronomico, la minestra riscaldata, esatto, che poi può avere il suo perché, però in questo caso non è utile, non è opportuna. E in secondo luogo il confronto con un panorama di lavoro, un panorama di consulenza che è più ampio, e quindi confrontarsi con colleghi d'oltralpe, colleghi d'oltreoceano, di oltremanica, è fondamentale perché ci consente anche di mettere a frutto le relazioni, intanto il networking fondamentalmente, certo, ma anche il confronto con le esperienze di mercati diversi, con approcci diversi, e confrontarsi appunto con un'altra ottica per vedere lo stesso problema o per vedere la stessa risoluzione dello stesso problema, secondo noi è fondamentale. E per questo che ho sposato veramente da questo è il secondo anno la causa di Wizard, ed è per questo che sono stata qui, fondamentalmente. E hai delle preferenze particolari in tema di food, insomma, sia a livello di alimentazione che poi in questo contesto di Wizard, che insomma la parte food che è stata svolta, a livello di, non so, strategia, una cosa che secondo me uno dovrebbe proprio fare, non può non farla. Dagli 11 interventi sono emerse tantissime idee, infatti non a caso parlavo di takeaway per andare poi a sedimentare e a elaborare la schiscetta, la doggy bag, che adesso si chiama Savvy Bag, assolutamente, perché è più etica. Ecco, però comunque fondamentale è stato vedere tutte queste testimonianze. Da tutti è arrivato qualcosa, è arrivato qualcosa secondo me proprio da elaborare, da sviluppare, da far crescere e da applicare nella propria azienda, nel proprio contesto, da tutti veramente. Però cioè, io sono rimasta particolarmente colpita intanto dalla partecipazione dei ristoratori, che erano tanti, finalmente le aziende che vengono a sentir parlare di marketing e a vedere... fanno un po' di formazione, no? Questa parola tabù, ecco, nel nostro settore è veramente 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 fondamentale, ed è stata emozionante. Nella rubrica del Commercial Hospitality possiamo parlare tranquillamente. Ah, senso, okay. Quindi insomma penso si la può parte dire. Formazione liberi tutti, sì. Quindi è un tabù purtroppo nel nostro settore, quindi insomma sono contenta che qui invece ci sia stata un'adesione, come dici, certo. Un certo, e poi abbiamo portato anche degli chef che hanno parlato di come fanno social, quindi questa è stata veramente una cosa emozionante due chef volte. Imprenditori li definirei chef poi, ristoratori che oltre ad avere una cultura digitale a cercare di formarsela hanno una cultura d'impresa, e questa è stata fondamentale. E poi appunto abbiamo esperienze partenopee che ci hanno portato veramente delle testimonianze da aziende del sud che comunicano online, comunicano benissimo, magari nate online e poi appunto con la logica e la dinamica che dicevamo prima trasportate anche offline, quindi parlare del panino da food blogger ci si trova imprenditori a creare dei panini e proporli veramente con una nuova formula di street food, quindi questo è interessante. Poi gli spunti secondo me utilissimi sul food delivery, che è forse una nuova formula, un nuovo modello, un modo anche per allargare i propri canali di distribuzione, cioè non sempre e esclusivamente dobbiamo aspettare che vengano a noi i ristoratori, magari proprio eventualmente concepire che il ristorante che esce va a casa delle persone, che la montagna vada a Maometto, esatto, cioè esatto, si può, una deve. Differenziazione di mercato che permette di fare revenue e comunque di fare altri incassi, cioè diversificare gli incassi. E vai proprio a pescare magari alcuni tipi di clienti, oppure i tuoi clienti che magari in certe fasce orarie non possono venire da te, ma sono talmente affezionati al tuo brand che vogliono veramente mangiare quella cosa lì. Esatto. Magari in ufficio, oppure magari, che ne so, a casa, stanchi perché non hanno voglia di cucinare, di spalare. Esatto, dobbiamo sempre metterci nell'ottica quello che dico anch'io, insomma, quando vado in giro tra bar e ristoranti. Quale problema risolviamo? Quindi noi dobbiamo capire i nostri utenti, che siano insomma i clienti di un albergo, di un ristorante, quello che è, e capire quali sono le esigenze. Quindi che problema risolviamo noi? Quindi nel caso del cibo, come dicevi tu adesso, quindi io magari viaggio spesso, magari vado in albergo, vado a casa di qualche amica, quando vado anche in giro per l'Europa, ok, siamo lì che non abbiamo tempo, che facciamo? Andiamo su internet, vediamo dove possiamo prenotare una pizza o un sushi. Quindi il delivery, come dici tu, è
risolve un problema di tempo piuttosto che di... Cioè, però la cosa importante secondo me è che non vogliamo mai rinunciare agli utenti, quindi sempre nei panni dell'utente consumatore, alla qualità. Alla qualità prodotto, e magari anche la storia, l'etica, esatto, che c'è, la filosofia che c'è dietro a quel, esatto, prodotto, no? Perché magari mangiare qualcosa che sa di plastica anche no, esatto, però mangiare un panino con dei prodotti che sono stati ricercati, che arrivano, che hanno una tracciabilità, che sono degli biologici, di un certo tipo, di un certo tipo, cioè, è fondamentale, è veramente fondamentale. Bene, io direi che comunque abbiamo dato tutte le informazioni possibili per questa, certo, edizione. Ci vediamo alla prossima a questo punto. Ma sicuramente, no? Quindi... io invito tutti a seguire anche le cose che poi si racconteranno, anche quello che verrà raccontato sui social, perché c'è stato molto live tweeting, esatto, e quindi molto, esatto, movimento. Hashtag BeWizard, okay, chiaramente. Hashtag, esatto, BeWizard. E noi ci facciamo poi anche le foto, insomma, a livello social in questo modo. Certo. Arrivederci, e dobbiamo essere un po' pazzi e divertiamoci un po'. Grazie Nicoletta, grazie mille, è stato un piacere. Ci vediamo il 2018 a BeWizard. Ok, allora, appuntamento confermato. Ciao, grazie. Ciao.